questa dovrebbe essere la sua "Ma che uomo sei?" La 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 la. Che poi lei, la cosa curiosa è che mi sembra viva a Bologna, ma è siciliana. Quindi proprio a metà, lo vedo. Ogni volta fa così, tu parli a strappare, perché sai quello che vuoi, e se facciamo l'amore, sei felice, dici, ti voglio sposare, poi sparisci per giorni in te, promette sempre tutto, ma non mantiene mai, ma che vuoi? Festival. Queste le canzoni finaliste. Pronto? Pronto. Parlo con Lalla? Sì. Ebbene, come sei, Lalla? Sono Lalla. Lalla. Chi sei? Ma come non sai chi siamo? No, Radio Fly. Esatto. Grande. Allora, stiamo registrando la puntata che poi ti diremo quando andrà in onda. Allora, cosa stai facendo? Sono a fare una bella scampagnata. Ma nessuno tromba oggi, non è possibile! Se vuoi ti dico che sto trombando, però, è lo stesso. Facci sentire la tua simulazione in diretta. No, ti prego, dai, tanto non ci vede nessuno. Te sei rock. Non mi sa, ci credo che non mi vede nessuno, ce l'ho per telefono. No, non siamo proprio in radio. Allora, adesso ti faccio vedere quanto è vero che noi ascoltiamo le canzoni che ci piacciono anche. Sei pronta? Però la fai con me. Prontissima, prontissima. Ma che uomo sei? Ma che faccia hai? Sparisce poi. Ritorni come fosse normale.
ma che uomo sei? Allora, l'hai presa male, allora. Ah, per la mia tonalità. Ma mi potete prendere così alla sprovvista e pretendere che vi canti un album? Minga, hai sentito che sei siciliano, si sente meglio. Dici dove sei, cosa stai facendo, una scampagnata dove? Sono ai laghetti di Castellanza, Bologna. Allora siamo vicini. Siamo vicinissimi. Ascolta però, scusa un attimo, mi interrompo. Mi puoi solo cantare la parte quella dove dice vuoi fare l'amore? Che è una cosa un po' che non mi piace, no? Stai se te ritorni e vuoi fare l'amore. Ah, si sì, lo voglio fare. Ma tu al festival verrai scollata come ho visto io nelle foto? Perché ti al festival verrò tutta scollata. Già mi sto preparando tutto il farà caldo, l'abbigliamento. Ti avvisiamo che farà caldo. Molto caldo. Noi mettiamo anche due stufette sul palco così quando ti si vede tutto. In costume direttamente. Brava. Vabbè, una bella ragazza. Ti stupirò con effetti speciali. No, no, ci devi stuprare, non stupire, che diverso. No, vi stupirò. Stuprare non posso perché poi mi arrivano anche le denunce e non sono così. No, stai tranquilla che non ti denunciamo. Ti denunciamo se non lo rifai la seconda volta, hai capito? Perché votare Lalla? Perché votare Lalla? Perché sono bella, sono brava, però non è vero. Perché? No, non è vero che sei bella o che sei brava. Allora, questo lo devono dedicare sempre gli altri. Posso essere bella come posso essere brava, ma è sempre soggettivo, no? Già, e diciamo che se sei brava sei anche un bel tocco di figa, non guasta, e secondo me tu ce l'hai tutte e due. Secondo me li voterebbero più se fossi una bella figa che non... Ma lo sei, credimi, lo sei, cioè, capito? Dall'una alle 12 botte qua, capito, si darebbero volentieri. Vabbè, dai, prendo bene. Intanto mi prendo questa soddisfazione, intanto sono trombabile, questo fa piacere. Perché sono soddisfazioni, brava. Ragazzi, lei è veramente simpatica, è veramente una rocker vera, io ti stimo perché sei veramente la simpatia fatta persona, Lalla, davvero. Grazie, grazie. Perché questo comunque brano? Perché questo brano? Perché, vabbè, devo dire la verità, questo brano non l'ho scritto io, mi è stato scritto addosso, tra virgolette. Rappresenta molto la storia di tante donne che sono state usate, gettate. Io ho fatto la parte della stronza che l'ho risputa in faccia a tutti i pezzi di merda che hanno fatto questa storia, insomma. I maschi fanno sempre un po' tremolare, eh? Ma ti dirò che io, mi è stata scritta adesso per un periodo passato, però da quando me l'hanno consegnata questa canzone io facevo la parte dell'uomo che sparisce e poi ritorni. Attenzione a dire queste cose perché con Arcore e tutte quelle cose lì non si capisce che uomo, che donna, quindi ragazzi facciamo attenzione. No. Salutiamo tutti Silvio. Ciao Silvio. Come atteggiamento. Ma sei fidanzata? Sì, sono fidanzata. No, squalificata, sono, ragazzi. Sono una stronza fidanzata. Ragazzi, squalificata. Adesso. Il brano è un plagio, non possiamo più averti in gara, ci dispiace. Ci credo. Allora, no, vi capisco. Lalla, comunque non me la sei data. Lalla, ascolta una cosa. Io posso dare un indizio sulla classifica che voi avete praticamente nascosta. Tu hai l'indizio? Come? La classifica è web. L'indizio, ma stai scherzando? Spingi sul web perché c'è qualcuno, anzi più di qualcuno, che sta facendo meglio. Quindi spingi, capito? Anche tu devi graffiare. Io vi do questo indizio, è partito da un paio di giorni. Spingi non in senso sessuale, ma spingi sul web. Qui parliamo di tante cose e fraintendiamo. Non ci confondiamo. Esatto. Non sei, capito, ancora al top, diciamo così. Va bene. Allora, ascolta una mi cosa. Mi metterò in moto. Mettiti in moto, però metti anche il casco. Sai bene, fai attenzione, vai piano. Beh, adesso con le nuove leggi va per forza. Quindi. Esattamente. Ascolta una cosa. Volevo giusto capire questo. Più Palermo, cioè Palermo, più Sicilia o più Emilia Romagna? Perché spiegaci, io lo so, ma la gente no, ti devono conoscere. Allora, io sono una terrona pura, una sacrosanta terrona, con quasi tutti le usanze, i principi, però devo dire che... Aspetta, quindi ricordiamo che tu non hai ancora dato il tuo moroso perché aspetti il matrimonio, la serenata. No, ecco, questa è una stronzata, tipo questo valore l'ho messo da parte. Quelli a caso usano. Archiviato questo valore e tutto quello che riguarda la decenza, perché proprio sono indecente, perché non...
non sono molto nei canoni femminili, classica, brava ragazza, tipo gioca a calcio. Mi piace sporcarmi, non me ne frega niente di quello che pensa la gente. Quindi dopo la pizza. Anche la donna che lava si restende è accantonato, perché non sono proprio sulla. Brutti dopo la pizza? Anche tanto libero ti sta scherzando. Allora dicevi quindi più Sicilia o più Emilia Romagna? Più Sicilia, sì. Quindi viene a portare un po' di carretti siciliani a questo festival. In, certo, arance, tutto. Oh, un po' d'allegria. Hai però un po' la voce, diciamo così, un po' aspra come quei territori, quei terreni proprio della Sicilia, cruda, vera. Ti rispecchia molto, cioè graffiante questa voce così. Sei molto la tua voce è molto la tua terra, direi. Sì, diciamo che poi è di famiglia, perché siamo una famiglia di cantanti, quindi devo avere per forza le origini. I tuoi ci saranno o ti ascolteranno in diretta web per quelle serate? I miei ci saranno. Oh. E gli altri che non ci saranno invece ti potranno ascoltare in diretta web, lo sai, vero? Certo. Quelli che sono in Sicilia, ad esempio, esatto, che seguono sempre. Ricorda il sito, allora, www.... radiofaiweb.com. Fantastico, però anche col com poi ti riporta lì, quindi perfetto, davvero. Come ti vivi questo momento, Lalla? Questo momento, come questo momento vivo, pre-festival? Ti dico che io generalmente nelle esibizioni tipo spengo il cervello un mese e mezzo prima e il giorno appena arrivo sul palco poi lo riaccendo e vedo che cosa succede, perché se mi preparo troppo va a finire che faccio una cagata allucinante. Quindi adesso hai il cervello spento? Sì, assolutamente. Mi preparo giusto negli atteggiamenti. L'ultima domanda, però sii onesta: meglio il palco grande, alto, con mille luci, o meglio un palco reale, a dimensione d'uomo, ma con uno specchio diretto con le persone che hai davanti? Sii onesta. No, io preferisco essere a livello delle persone. Quindi... preferisco proprio avere. Sì, non mi piace stare troppo in alto, perché alla fine. È piacevole avere un falcone, però mi piace proprio avere il contatto quasi. Ragazzi, Lalla è veramente da sposare. Lalla è da sposare. Puoi farlo, quella sera puoi fare tutto quello che vuoi. Io ti auguro di accedere alle finali, come lo auguro comunque a tutti. E dai, lasciaci canticchiando ancora la tua canzone, che direi che è stupenda. Grande! Vai. Canticchio io. Vai. Ma che uomo sei, ma che faccia hai. Grazie Lalla, ciao. Grande ragazzi, ciao. Stupenda, una carta questa ragazza, cioè, era proprio rock.